Diamo inizio a questo nuovo seminario di studi che è promosso ed organizzato dagli amici del MIDAO, acronimo di Museo d'Arte. Prima di iniziare con i saluti e le relazioni, va fatto preliminarmente un particolare ringraziamento a Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Francesco Marino, vescovo di questa città, che sempre sensibile a tali iniziative ci ospita generosamente in questa prestigiosa sala, e un saluto va principalmente a tutti voi qui presenti, che nonostante il tempo di ferie, diceva l'amico, ci stanno lottando, quindi ringraziamo tutti per la loro partecipazione. Diamo inizialmente lettura a dei messaggi pervenuti al professore Stefano. Il primo è del segretario regionale UXI della Campania, Francesco Manca. Caro Stefano, grazie per l'invito al seminario di studi l'800 di Cesare Iuva, proposto dalla tua lodevole associazione culturale. Purtroppo per precedenti impegni presi non potrò essere presente all'interessante incontro. Cordialmente, Napoli, 1 agosto 2016. L'altro messaggio del dottor Erling Berg, critico e storico d'arte della Norvegia. All'illustrissimo professore Stefano Orda, presidente degli Amici del MIDAO e curatore dell'archivio Cesare Iuva. Desidero ringraziarvi per il gentile invito. Certamente il seminario di studi l'800 di Cesare Iuva è un importante evento culturale organizzato dal MIDAO per commemorare la figura di un pittore locale in occasione del 130° anniversario della sua scomparsa. È lodevole l'iniziativa di realizzare un archivio che selezioni le opere e le cataloghi con accuratezza in modo da valorizzare il lavoro del pittore napoletano del XIX secolo, che è conosciuto anche nel resto d'Europa. Formulo i miei più sinceri auguri per un proficuo lavoro a tutti i partecipanti del seminario di studi. Bergen, Norvegia, 8 marzo 2016. L'altro messaggio del dottor Francesco Campitelli, storico d'arte. Al chiarissimo professor Stefano Orda e agli amici del MIDAO, con il presente messaggio desidero comunicare a lei e alla sua associazione i più sentiti e sinceri ringraziamenti per aver voluto organizzare un seminario di studi relativo all'800 di Cesare Iuva, realizzando in tal modo un approfondimento riguardante l'autore, seppur locale, del XIX secolo, che ha prodotto discrete opere pittoriche diffuse nel nostro continente. Sono lieto che questa sia l'occasione per presentare l'archivio Cesare Iuva, ente preposto alla valorizzazione delle opere del maestro Molinese e alla loro catalogazione ed autenticità. Le rendo grazie per il cortese invito, formulando buon lavoro a tutti noi. Roma, 3 agosto 2016. Dopo la lettura di questi messaggi, passiamo ai saluti dei nostri ospiti, ricordando di essere premi e salutare. Il primo è effettuato dal dottor Giuseppe D'Amore, personaggio eclettico, medico neurologo, cultore d'arte, io direi anche di musica, di teatro, di chi ne ha più ne metta. E soprattutto della vita. E della vita, okay. La parola a lui. Oh, a questo punto io mi offendo, non parlo più, vado, grazie. Maria al centro colpisce al cuore. Vabbè, grazie. Oh, naturalmente non mi sono preparato niente, se dico qualcosa non dico abbraccio, perché che dire, di più successo è Cesare Iuva o sugli epigoni,
quelli che stanno detto, secondo me stanno in difficoltà voi, perché ci avete detto abbastanza su Cesare Ugo, voglio vedere come ve la mettete questa mattina. Mi rivolgo a voi in un clima di amicizia, perché mi sento autorizzato dalla prima parola che sta qui, amici del Dao. Amici significa amare, amare delle cose assieme, condividere certe cose, e quando uno condivide delle cose poi le può utilizzare come base e su cui poggiare altre e allargare. E poi il mio metodo è come far cadere una goccia di inchiostro su di un foglio bianco. Quella macchia sembra qualcosa, poi ce ne aggiunge un'altra ed esce fuori un bel disegno. Dico queste parole, sentite, perché mi piace l'iniziativa che gli amici del Medao portano avanti da tanto tempo. Attorno a qui poi si raccolgono varie esperienze e varie personalità. Molto bello, perché è un clima di democrazia e di amicizia in cui tutti possono partecipare e dare il loro contributo. E soprattutto quando abbiamo poi la possibilità di avere amici come il professore Massaro, il quale ogni sua parola è illuminante, e stamattina ne ho avuto la prova, cioè mi ha dato delle tracce per quanto riguarda quel discorso su Vincenzo Volpe da poter seguire e che naturalmente ci interessa. Organizzeremo per settembre, quindi. Bellissimo, è perché questo è proprio quando uno vede l'entusiasmo nelle persone amiche, uno cerca naturalmente, l'amicizia si vede in questo, quando uno sente la necessità dell'altro e quindi di favorirlo e di aiutarlo. Concludo dicendo soltanto che la bellezza dell'arte pittorica per me si avvicina con quel Maria e tanti altri, con la bellezza della musica. Ieri presumo che abbiamo dato la prova di qualcosa di dignitoso e forse anche di originale, perché naturalmente quando uno non è specialista in quel campo dà il suo tocco di familiarità e di personalità. E quindi, come è stato ieri, spero che anche il campo musicale ci possa essere vicino in altri momenti. È qualcosa che ci dobbiamo pensare. Buone cose, buoni auguri. Ringraziamo il dottore D'Amore per il suo intervento sempre colorito e passiamo la parola alla dottoressa Maria Rotta, responsabile del Centro Culturale Studi Storici di Avellino. Buongiorno a tutti, io sono Maria Rotta, per chi non mi conosce, una sociologa e sono responsabile del Centro Studi Storici e Saggio di Avellino. Sono onorata ad essere qui perché, oltre che responsabile del centro, sono anche una sociologa di ricerca sia storica che sociologica. Mi appassiona tutto quello che è arte, cultura, musica e soprattutto anche il creare delle attività culturali sul territorio che possono essere portate avanti da persone di Avellino con uno spirito di collaborazione e soprattutto di umanità, perché nelle cose bisogna metterci l'umanità, il cuore, l'anima. Io sono una scrittrice, una poetessa, quindi in tutto quello che faccio ci metto quel tocco magico che diceva il nostro caro dottore D'Amore. La poesia, la musica, l'arte e anche i progetti sociali che si fanno sul territorio, se non sono alimentati dalla forza dell'amore, della solidarietà, dell'umanità, ma quell'umanità e dei valori che non esistono quasi più, che stanno sfumando. E quando si fa un progetto e non viene fatto con i valori appropriati, il progetto è carente, è poco rispondente a quello che è la società odierna, non gli sembra che è privo di un corpo, ma solo c'è solo una, diciamo, qualcosa che aleggia, ma non c'è. Quindi io dico una cosa, che nei progetti io vi ringrazio per questo incontro che oggi ci sarà, per avermi fatto partecipare e soprattutto per aver reso possibile in una città come Avellino un incontro dove bisogna cominciare a essere insieme sulle cose. I tavoli bisogna animarli di tutto quello che c'è oggi qui. Io vi ringrazio e spero di avere comunque sempre più la possibilità di collaborare insieme. Il 19 e 26 di agosto alla Casina del Principe ha organizzato una giornata, oltre alla poesia, anche all'arte e anche dei laboratori, anche di creatività, di progettualità da fare insieme, ma anche prossimamente, cioè già da settembre, lavorare su progetti anche comunitari
del teatro proprio quello che stiamo facendo oggi, e quindi anche riportare alla ribalta quelli che sono i personaggi storici che una volta hanno reso la nostra Irpina veramente un luogo sano, rispettoso e soprattutto di menti eccellenti. Io credo in queste cose e quindi sono con voi. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Ronda per il suo puntuale intervento di saluto e diamo la parola all'artista maestro Francesco Rossetti. Buongiorno, se in questo giornale stavo poi sarete di buonasera, è presente in gomma. Io ringrazio sempre a te il libro che io cerco per quanto possibile sempre di osservare e comunque di rispettare, e una volta tanto mi trovo anche un po' più a mio agio come periodo storico trattato dagli artisti, perché diciamo molto genere, come ho detto in altre occasioni, un po' più il mio secolo dal punto di vista artistico, quindi pare per parlare anche di un paesaggista nostrano, diciamo è un po' più tranquillo, come è un po' più essere anche più sciolto. Cesare Uber, inizia a scoprire questo inverno, quando abbiamo parlato per la prima volta della sua arte sacra, dove più o meno mi sono un po' districata. Adesso diciamo che questo è un artista che comunque è paesaggista, quindi permette anche di osservare panorama e i luoghi di un tempo, un artista che usa comunque colori molto caldi, quindi diciamo che comunque mostra una certa serenità nella pittura, e in qualche modo ha fatto anche un piccolo percorso anche come nel Grand Tour, nel famoso Grand Tour che tra 700 e 200 facevano un po' tutti gli artisti. Ho potuto vedere anche la ripanorama di Pestum, comunque la zona della costiera, dove del resto lui è soprattutto ha operato. Diciamo, è un periodo che a me comunque piace molto, quindi da paesaggista, anche se tendente all'archeologia, quindi ho una sensibilità maggiore verso quei luoghi come sono Pestum e altri, che purtroppo nel sud non sono molto valorizzati. Ho avuto bisogno di che venissero gli artisti del nord per poter recuperare i panorami, che adesso quasi tutti sono andati un po' perduti, e quindi come sempre noi italiani dobbiamo un po' sempre aspettare che quello dell'estero ci viene a valorizzare quello che noi abbiamo sotto gli occhi, sotto il naso più che altro. Poi comunque vedere i panorami anche di una città come Pompei o come Napoli, Berlino, in un certo periodo, è una memoria storica che comunque grazie ai quadri riusciamo a preservare molto più facilmente che nell'architettura, dove una zona come la nostra soggetta a terremoti compromette sempre il paesaggio urbano. Diciamo, io in questo caso non mi voglio dilungare oltre, perché una disamina artistica sull'artista, comunque sul panorama storico che è quello che va dal romanticismo fino alle prime avanguardie, sarebbe un po' troppo lungo. Però diciamo che lui soprattutto è una tende al verismo per tante cose, quindi è attendibile anche come se fosse un fotografo del tempo. Diciamo, con questo saluto e ringrazio la testa. Ringraziamo il maestro Roselli che da conoscitore ci ha già dato delle anticipazioni sul profilo di Cesare Uva che tratteremo successivamente con le relazioni. Diamo ora la parola all'architetto Modestino Picariello, che è il direttore dell'ufficio diocesano per i beni culturali della diocesi di Avellino. Prego. Innanzitutto grazie dell'invito, soprattutto al professore Orga. Velocissimamente due cose e per me importanti in questo momento storico. L'ufficio beni culturali diocesano di cui io sto cercando di
aprire gli orizzonti anche ad altre questioni che magari normalmente non sono prettamente richieste da, sia dalla CEI che dal Vescovo, si vorrebbe prendere l'onere e l'onore di essere da stimolo in questo contesto in cui effettivamente c'è la necessità, come diceva anche l'amica Maria prima, di fare gruppo, di essere amici nel vero senso della parola. Per cui l'occasione di questa mattina è per ribadire il concetto, come del resto già accennava il professore, che per noi in prospettiva c'è una forte collaborazione sui temi legati all'arte, alla musica, ma in generale alla cultura, perché credo che sia anche ritornato il momento di dire con forza che la Chiesa ha sempre, magari soprattutto, fatto cultura, stimolato cultura, e forse per tanto tempo noi altri, me compreso, siamo stati in seconda, in terza, in quarta fila. Quindi quello che chiederei a tutti voi è di metterci insieme. Metterci insieme significa non annullare le nostre peculiarità, le nostre associazioni, le nostre singole propensioni, ma di metterle insieme per essere più ricchi tutti noi, e soprattutto per dare un contributo a questa città che sta diventando veramente sotto certi versi insostenibile. Viviamo l'ultimo teatrino in questi giorni che danneggia solo ed esclusivamente la cultura, che del resto sulla quale non si investe, non si crede, non si stimola, non si favorisce. Questo palazzo, nell'idea nostra, ma soprattutto di Sua Eccellenza, deve diventare un luogo al centro della città che sia disponibile a questi incontri, come quello sia della mostra, sia dei convegni, dei seminari. Insomma, vuole essere il vero palazzo di cultura della città, e se noi ci mettiamo insieme questo può essere possibile, sarà sicuramente possibile. Da parte mia la disponibilità alle strutture, alle proprietà, alle opere, alla mia personale disponibilità affinché questi nostri intenti non siano soltanto sporadici, ma possano riunirsi magari anche sotto un unico logo che possa identificare bene che siamo uniti e che non andiamo ognuno per la propria strada, perché ci vogliono separati. Dicevamo prima, fa piacere sapere che io sono uno, che il dottore è uno, che Maria è una. Se invece sanno che siamo 10, 3, 100, magari inizierà una considerazione diversa nei nostri confronti, più opportuna, più degna per quello che facciamo, perché noi facciamo durante l'anno tantissime attività culturali, poco pubblicizzate, poco considerate, e questo non va bene. Se ci mettiamo insieme, e io intendo dire insieme, significa che se il professore D'Amore crea un'occasione, io devo partecipare, e viceversa, se Maria crea un'occasione, io devo partecipare. Dobbiamo iniziare a ritenere opportuno che sia necessaria la partecipazione fisica di ognuno di noi, perché dobbiamo essere da stimolo per questa città che culturalmente, perdonato, sta morendo. Io vedo il professore Massaro in questo momento, apprezzo la sua gioia nel trasmettere cultura. Vorrei che questo spirito ci accomunasse, quello di essere contenti di trasmettere cultura. Tra l'altro lo facciamo a titolo gratuito, lo facciamo senza chiedere soldi, come in questa occasione, una mostra che si rende accessibile alla città gratuitamente. Credo che siano delle occasioni lodevoli, però devono avere la forza di un gruppo che le sostiene. Grazie. Ringraziamo l'architetto Picariello e ci auspichiamo che si possa intraprendere questa sorta di collaborazione tra l'Istituto Diocesano dei Beni Culturali e anche l'Associazione Guidao e altre associazioni culturali per promuovere
appunto la cultura della nostra città. Terminiamo con i saluti dando la parola a Don Gerardo Capaldo, che è il direttore dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali della diocesi di Avellino. Chiesa del Concilio Vaticano II, fin dagli inizi, aveva affrontato il problema certamente grave dell'altro grave, del sociale. Con la riforma liturgica, traducendo i testi latini, e poi anche con il nuovo catechismo. Fatti bene, anni e anni di studi, capaci di dare a tutti i bambini, noi siamo cristiani, ecco, della vita, ma purtroppo, dopo 50 anni, la riforma di luce e anche, diciamo, quella caratteristica si è purtroppo trascurata invece, ecco, l'elemento che l'assemblea conciliare aveva affrontato, soprattutto la riforma di luce, della comunicazione sociale, e la tradizione della Chiesa, e attraverso l'immagine della Divina Paolo per una cosiddetta, no? Che ecco la Chiesa ha tante volte ecco illustrato dentro la sua ecco la conoscenza delle grandi verità della fede. Cioè, si spendevano pure con migliaia e migliaia di per queste feste, questi quadri di cui siamo tutti quanti orgogliosi. Purtroppo per la mancanza di educazione, quello in generale, trascurata anche dalla scuola, purtroppo, pare che sia perso il senso, il valore dell'arte in generale, comportando bene. Io quando vado nelle stazioni, viaggio, no? Vedo nelle stazioni, tutto questo scarabocchi fatti così, ma una cosa inaudita, ma una cosa scena, una cosa sporca proprio. No, ci sono alcuni che sono di grande valore, altri invece la prevalenza, noi sappiamo di sì. Le nuove generazioni non sono certi bambini, ma sono giovani, che a parte hanno perlomeno di no, hanno una laurea, ebbene, credono di poter così manifestare, esprimere questo bisogno che l'uomo ha, no? Del bene, della stessa per trasmettere dei messaggi. Ma quali messaggi? È proprio, diciamo così, qualcosa di insignificante. E io mi auguro che subito l'opera della Chiesa, sia questa ricoperta della comunicazione sociale, che significa soprattutto educazione all'immagine, con l'immagine. Sono tutti i messaggi che a volte vengono addirittura identificati come subliminali. C'è uno che vede quel manifesto, vede tutte queste scritte, vede tutte queste, non ci pensa nemmeno, ma meno ci pensa e più ecco nell'inconscio assurdo, è vero, l'insignificanza, la demenzialità di tanti messaggi. Mi auguro che ecco, questo gruppo possa essere pioniere ecco, un po' di un rinnovamento della cultura, che cultura è, che differenza ci sia tra il brutto e il bello, tra il bene e il male. Ringraziamo Gerardo
Renato per il suo caloroso e colorato intervento di saluto e passiamo quindi allo svolgimento delle due relazioni, poi concluderà il professore Orta. Diamo pertanto la parola all'amico dottore Eleuterio Tomaselli, sociologo presso l'Università degli Studi di Salerno, che tratterà il tema profilo biografico del pittore avellinese. Allora, buongiorno a tutti i coraggiosi che stanno qui invitati. Io ringrazio pure Stefano Orra che mi ha voluto qui stamattina a partecipare a questo contributo del seminario. E giustamente, come ha detto il dottore Lamucci, vuoi pure per voi, che abbiamo detto già quasi tutti. Certamente un profilo sarò sintetico, che lascerò spazio veramente agli esperti di arte e all'esperto qui Andrea Massaro, lo storico. Brevemente, Cesare Ugo nacque ad Avellino, come noi sappiamo, nel novembre del 24, qui ad Avellino, Sant'Antonio, non so chi è di Avellino, è qui vicino, e quindi ho un sobborgo molto grosso di Avellino. E quindi poi fu battezzato subito vicino la chiesa di Sant'Antonio, il 12 novembre del 24. Cesare Ugo, ovviamente, a 26 anni si trasferì a Napoli, quindi come frequentò le lezioni di Gabriele Smargiassi, presso il Regio Istituto delle Belle Arti di Napoli. E quindi incominciò la sua carriera pittorica artistica con il dipinto dell'acquerello di cartoncino, l'acqua inveggiata. Questo è nel 48, faccio una gara d'arte. Poi nel 1858 viaggiò in Svizzera e presentò l'opera di edilizia dell'acquerello. Nel 1860, dopo gli studi partenopei, aprì una bottega d'arte da Avellino. E quindi, essendo spronato da Michele Capozzi, il quale lo aiutò nei momenti difficili, in quanto acquistò anche lui delle opere, sia di pittore di Timbaltò e anche le sue opere. Nel 1860 aprì una bottega ad Avellino, ma prima che nel 1877 realizzò un restauro al Teatro Comunale di Avellino, che adesso non c'è, che è stato distrutto con la collaborazione del fratello Angelo, il quale seguì l'attività paterna di decoratore, sempre con il fratello Angelo, gli affreschi importanti del palazzo della prefettura di Avellino. Poi si trasferì a Napoli, sarà veloce, dove appunto impartiva delle lezioni di disegno e di pittura, anche a un suo lontano nipote Giovanni Battista. Quindi Cesare poi Ugo acquistò una casa ad Avellino, dove trascorreva, come tutti gli avellinesi, le estati e le primavere. Poi nel 1880 aprì lo stesso una bottega insieme a Giovanni Battista nipote. E successivamente, sempre negli anni 80, ottenne la croce, e questo è importante, di cavaliere della Santa Sede da Papa Leone XIII, per i meriti artistici. Questo ce lo vuole veramente tutti gli artisti che sono qui, che continuano un po' l'opera del nostro illustre Cesare. Grazie alla segnalazione della Padre di Montevergine, Guglielmo XII. Anche perché aveva dipinto l'olio su tela, la Madonna della Neve, che sta qui alla Chiesa Madre di Santa Maria del Carmine a Montefeltro. Se festeggiava ieri. Se festeggiava ieri. Ieri, esatto, se poi per quanto riguarda questo un po' la storia, per quanto riguarda le opere, incominciò nel 1848 la mostra d'arte di Pina con l'acquerello su cartoncino, l'albero inveggiato. Successivamente nel 1955 fu invitato alla 15ª edizione della Biennale Borbonica per le Arti presso il Teatro Museo, dove presentò il dipinto Vedute di Avellino con ponte, questo nel 1855. Nel 1862 successivamente
inviò alcune tempere all'esposizione internazionale di belle arti di Londra. Nel 1872 un suo dipinto fu inviato anche all'esposizione internazionale di Vienna. Poi dal 1862 al 1877 partecipò alle mostre di pittura della promettrice di belle arti Salvador Rosa di Napoli. Ripeto, dal 1862 al 1877. Poi, nel 1862 successivamente, espose la foresta nera, appunto un ricordo, ecco, del viaggio nel Granducato di Baden e paesaggio, nell'edizione 1863. Successivamente, nel 1865, esibì l'effetto di luna e l'ultima ora del giorno, mentre nel 1877 presentò gli acquerelli sul cartoncino, le acque del Serino, panorama di Pompei e l'ultimo giorno a Pompei. Sono quasi per finire. Sì. Nel 1883, tra le ultime mostre internazionali nazionali a cui partecipò, Cesare Ruga prese parte all'esposizione nazionale delle belle arti di Roma, dove inviò le tempere Foresti di Primavera e Ritorno dalla festa di Montevideo in altro mondo, esposto poi nella mostra d'Ottocento di Cesare Ruga. Qui sotto. Nel 1883 fu invitato anche alla mostra di belle arti a Milano, dove presentò i dipinti a tempera Ritorno dalla festa, una foresta in primavera, un tramonto. Adesso passo la parola, capisci? Mi prego. Grazie agli storici, grazie per l'attenzione. Ringraziamo il dottor Tomaselli che ha tracciato un uguale profilo biografico ricco di particolari dell'artista Cesare Ruga. E passiamo alla seconda relazione dell'altro amico professor Andrea Massaro, cultore di storia locale e direttore onorario dell'archivio storico del comune di Avellino, che presenterà Avellino al tempo di Cesare Ruga. Voglio dire una cosa su Andrea, che nonostante non è nativo delle nostre parti, si è molto affezionato alla nostra realtà, forse la conosce meglio di tutti noi, e con parecchie opere ha portato in evidenza parecchi tessuti del nostro territorio. L'abbiamo adottato, Io lo conosco perché lo so dove è nato, perché viene all'ufficio perché cambiamo il codice di strada del territorio. Quindi diamo la parola all'amico Massaro. Prima di tutto un doveroso ringraziamento agli amici del Medao che con una certa puntualità sta portando alla luce molti aspetti dell'arte della nostra città e dell'Irpinia. Io tratterò un po' la città che ha visto nascere, operare, formarsi il nostro pittore di Sant'Antonio Abate. La fortuna di Ruga parte molto lontano dalla sua nascita, esattamente nel 1806, quando le truppe di Napoleoniche invadono il regno delle due Sicilie e staranno per un decennio a governare, a guidare, a regnare nel nostro regno di allora, 1806-1815. In questi anni Avellino subisce una trasformazione epocale, possiamo dire. È vero che c'è stato il Seicento, il secolo d'oro di Avellino, grazie ai Caracciolo, e ancora prima il Rinascimento voluto dalla contessa Maria de Cardona, che aveva trasformato il castello in un palazzo rinascimentale dove si svolgeva cultura, musici, poeti, filatori, frequentavano
questi anni, grazie ai francesi che portavano le idee innovative della rivoluzione francese di un decennio prima, la città assurge addirittura a capoluogo del Principato Ulteriore, una delle province del Regno delle Due Sicilie. In precedenza il capoluogo è stato per alcuni secoli a Montefusco, e proprio da Montefusco, anche perché perduto il ruolo di capoluogo, Montefusco era un paese di poche anime in quel periodo, non offre più la possibilità di operare così come era stato durante i secoli di capoluogo, e si trasferiscono da Montefusco ad Avellino molte figure di primo piano della cultura, del diritto, specialmente con l'installazione nel 1808 con i tribunali civili e penali. E questo porta alla nostra città uno stuolo di cultori del diritto, magistrati, avvocati, e in questa schiera di persone che lasciano Montefusco e si trasferiscono nella nostra città arriva anche un buon pittore di Montefusco, Mariano Uva, padre del nostro pittore che ce l'abbiamo questa mattina. Don Mariano è un bravo ornamentista, vero professore, si chiama così, che passava in genere, prestava la sua attività nell'affrescare interni di palazzi prestigiosi, di baronati, di gentilizi, e giovane, ancora in anno del 1790, quando arriva ad Avellino, incontra l'anima gemella, una donna della nostra regione, della nostra città, Lucia d'Arcenia, e nel 22 convolano a giuste nozze, e come era costume proprio di questo periodo, e comincia a venire fuori una serie di figli che non si fermano né al primo, né al secondo, né al terzo, ma continuano. Io ho avuto la fortuna, anche per il mio lavoro, prima da dipendente comunale, oggi da volontario nell'archivio storico, ho potuto reperire nei registri di nascita di questo periodo la famiglia di Mariano Uva e Lucia d'Arcenia. Abbiamo detto che si è sposata nel 22 e l'anno dopo avviene alla luce nel 23 la prima figlia, Amalia, e poi arriva il nostro Cesare nel 24 e la serie, non so che di tutto, continua fino ad arrivare 11 figli, tra questi c'è anche un fratello Angelo che prenderà la stessa via di Cesare Uve del padre nella vita. Logicamente, come la società dell'epoca, oltre alle nascite deve constatare le morte delle tante antiche, quindi anche nella casa di Mariano Uve ci saranno dei parcoli che voleranno al cielo. E quindi nel 22-23, man mano che prima lavoro di Don Mariano, lavoro in una città che è tutto in salita, c'è uno sviluppo demografico, urbanistico. Non dimentichiamo che il colonnello Madras, che governa la provincia del Principato Ulteriore, è un uomo dinamico che risponde bene alle esigenze dei francesi di quel periodo, e alla regina comincerà ad avere una serie di palazzi importanti, uffici importanti come il tribunale, verranno gli ingegneri del corpo fonte strato per il congegno civile degli anni 10-20 dell'Ottocento, e tra
costruttore, progettista del ponte della Ferriera, dovete considerare che fino al 1819, quando è stato costruito il ponte della Ferriera, per prendere la via di Salerno, quindi Torino, Contrada, Bellizze, bisognava scendere per San Leonardo, la discesa di San Leonardo, varcare la salita, logicamente c'erano dei tornanti per facilitare l'ascesa e poi finalmente mettersi sulla strada piana per andare a Bellizze, Salerno. E invece Oberti progetta un ponte per riunire i due, superare il fenestrello, il pallone del fenestrello, e riesce con un disegno a dito, un progetto molto valido, il quale ancora oggi, malgrado terremoti, alluvioni, bombardamenti e tutte le calamità che in 200 anni hanno colpito, sta lì a testimoniare il genio di questo ingegnere. Oberti è come Cesare Romano. Sono due personaggi che, malgrado il loro impegno per la nostra città, fino a 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, erano degli sconosciuti, non si trovava una riga di scritto sulla figura di Oberti né sulla figura di Cesare Ugua. Per Cesare Ugua, lo dico con orgoglio, non per vanto, posso dire che è stata scoperta da Andrea Massaro, perché io facevo parte come segretario della commissione alla toponomastica. Questa commissione all'epoca era formata da valenti e altri rinomati uomini di cultura, come il professor Dionato, Fausto Primaldi, il professor Lavoro, quindi c'è tutto un elenco di intellettuali che costituiva la commissione alla toponomastica, e tra i tanti nomi che sono usciti da questa commissione vi fu anche il nome di Cesare Ugua, più che altro perché il suo nome era legato alla veduta di Piazza della Libertà. Non c'era un articolo sul giornale, nei libri e altri scritti della città di Avellino se non veniva rappresentata la Piazza Libertà veduta da Cesare Ugua nel 1848-50, più o meno, poi il professor Rosa sarà più preciso su queste cose. E io, in qualità di segretario della commissione, mi hanno dato incarico di stilare un breve profilo biografico di Cesare Ugua. Ho chiesto a tutte queste personalità chi mi mandava a contaminare, chi a altri paesi dell'Irpinia, dove per la verità il cognome Ugua è abbastanza diffuso. Siccome anche nelle ore libere mie c'è stata sempre questa ricerca, questa voglia di conoscere, di sapere, io un giorno spogliavo gli atti di nascita del 1824 conservati nell'archivio storico, e pagina per pagina a un certo punto mi si presenta la nascita di Cesare Ugua. E finalmente possiamo mettere una data, un luogo, la paternità e la maternità. Poi da questo sono venute altre ricerche fino al 1986, in occasione del centenario della morte di Cesare Ugua, 1996, centenario della morte di Cesare Ugua. E quindi per celebrare questo centenario cercare di mobilitare l'amministrazione romana. Proprio in quel periodo un affermato
gallerista sensato di Venezia, a Napoli tenne una grande asta di pittura del 1800 e tra i quadri esposti figurava il ritorno alla festa. E invogliare il sindaco, la giunta a intervenire per acquistarlo, per la verità. Fu fatta una delibera con un bozzo di 20 milioni per acquisire questo qua, poi è arrivata all'asta, è arrivata a 24 milioni e l'abbiamo portata nella nostra città. E la città poi ha conosciuto un po' questa figura, così come diceva Oberti, autore di tante cose, il carcere borbonico, il convitto Colletta, sono delle testimonianze del valore della nostra città che si è formata in questo periodo, quando il giovane Uva viveva da Avellino e addirittura poi ha preso la sua strada all'Accademia delle Belle Arti fino a lasciare Avellino e trasferirsi a Napoli, dove si è sposato e dove ha iniziato ha proseguito la sua attività con grande fortuna. Però in Avellino il suo nome era sconosciuto. Oggi, specialmente grazie al professore Orta e ai suoi amici del Madao, abbiamo avuto occasione di parlare con Contessa di questo pittore. Questa mattina, da ieri mattina, sono esposta con le sue opere, che sono immense, se non sbaglio, una produzione notevole, quelle che abbiamo aggiunto appena così per capire lo stile del nostro pittore, il quale poi è rimasto legato alla città di Avellino fino alla sua morte. Ho trovato, quando è morto, un orologio sul giornale di Avellino che un suo amico Pulzone tessiva alle note di questo pittore e lo ricordava quando si portava ormai anziano nella nostra città con un cagnolino che faceva compagnia al pittore. Questo è un aspetto della vita di questo pittore che rappresenta molto bene il processo che ha avuto la città di Avellino, la città feudale fino al 1806, la città di Borbonica fino al 1860 e poi città sabauda fino al 1945, quando va bene per e in queste tre tappe della vita della città possiamo scorgere un senso di elevazione della vita. Io quando ho occasione di leggere un po' gli atti del Consiglio Comunale dell'Ottocento, del Novecento, resto affascinato dalle figure che hanno governato la nostra città, l'impegno che sta arrivando alla città. Oggi sembra che c'è tutto.